Rifacciamo il gioco, scrivete le volte esatte in cui ho detto pistacchio in questo video e scrivete il vostro nome di Instagram. Tre di voi saranno taggati su Instagram, questo gioco è una figata. E in questo video dico tante volte pistacchio, questa è inclusa. Per il prossimo video però, Palermo food porn, arriviamo a 50.000 mi piace. 50.000. Catania. Food porn. È da quando sono piccolo che voglio venire in Sicilia. Le due tappe principali della Sicilia sono Catania e Palermo. In questo food porn faremo un'altra sfida culinaria. Come è stato per Bari e Lecce, sarà una sfida tra Catania e Palermo. Qual è la cucina più buona? Anzi, soprattutto, arancino o arancina? Ora che ho detto arancina qua, dobbiamo scappare, se no ci accoltellano. Questo video sarà pieno zeppo di food porn, anche perché Catania è la patria del food porn. Sarà un video un pochino particolare, perché sul canale di Valerie... Ciao! In questo momento è uscito un video in cui lei mangia per 24 ore solo pistacchio qui a Catania. Pistacchio, Catania, vanno... vanno a braccetto. Quindi, alla fine di questo video, andate a vedere il video di Valerie, mentre mangia 24 ore solo pistacchio. Vi lascio il link in descrizione. Prima destinazione? Arancino. Per comodità dirò arancino in questo video, visto che siamo a Catania. Quindi palermitani non me ne vogliate, visto che nel video di Palermo dirò solo arancina. Poi, come dice il buon Maurizio Merluzzo, vi piace? Che ve frega come lo chiamate? Che ve frega? Basta che è buono. Impressione a caldo su Catania? Fa caldo. Primo posto, Savia. Chiuso per ferie, lì mortacci. Andiamo di fianco che c'è Spinella. Arancino, quelli sono i papà di tutti i cannoli del mondo, sono enormi. Non potevamo che iniziare con un arancino. Purtroppo lo volevo prendere qui, ma è chiuso, non fa niente. Mi accingo a mangiarlo? Ho una fame che sto morendo, sono 17 ore di digiuno. È la prima volta che mangio un arancino in Sicilia. I mortacci, anzi, minchia. È molto diverso dagli arancini che ho mangiato fino adesso nelle altre parti d'Italia. È proprio buono. Ed è diverso, la besciamella dentro è molto più buona. Mozzarella, besciamella, non lo so. Iniziamo benissimo. Valerie si è presa tipo un super mega tosto col pistacchio dentro e para al pistacchio. Non posso non assaggiarlo. Ti rubo solo il morso centrale. È pistacchiosissimo. Non ho parole. Proprio qui di fianco al Duomo ci hanno consigliato un posto dove prendere un cannolo siciliano molto buono. Ovviamente tutti i posti che sto visitando ve li ho chiesti su Instagram, ho fatto una stories. Grazie a tutti quelli che mi hanno dato dei consigli. Seguitemi per darmi consigli sulle prossime tappe. Ed eccoci ai dolci di nonna Vincenza. Il nome mi ispira una cifra. Mi quadri quei cannoli. Cannolo classico con la ricotta. Assaggiamo. Buono. Comunque devo dire che l'interno fatto di cioccolata dà molti punti. Non ho molti metri di paragone, dato che il cannolo siciliano non l'ho mai mangiato, né mangiato uno normale a Roma. Devo assaggiarne altri per poter dire se è veramente buono. Sono sicuro che troveremo di meglio. Non ho veri e propri paragoni del cannolo siciliano, non è che lo mangio tantissimo, soprattutto non in Sicilia, ma sono sicuro che ne potremo trovare qualcuno migliore qui oggi. Sapete cosa significa camminare tutto il giorno sotto 40 gradi al sole? Non lo so, fa caldo. Bagnettino, cioè, che poi non sembra manco troppo sporca, quasi quasi. Consigliato sempre da voi, scirocco. Un sacco dei fritti. 7 euro di cartoccio misto di pesce. Devo dire che non è tanto piccolo, cioè comunque è una buona porzione. Vi schizza mai il limone negli occhi? A me è appena successo, non è una buona sensazione. Cosa assaggiamo per primi? Questo qua che voleva cadere. Non so, aspetta, assaggio ancora un po'. Polpo è buonissimo. Sentiamo l'alice. Molto buona l'alice. Due cose che mi sta mettendo in dubbio è il calamaro, che è un po' gommoso. Però ha un buon sapore. Manca il gamberetto. Un gamberetto. Buono. Però la cosa più buona secondo me è l'alice. Per 7 euro. Approvato. Lucia, mortacci sua. Piccolo aggiornamento. Ci siamo addormentati tipo 2 ore. Fuori faceva caldo. Ho detto dai, torniamo 2 minuti che ci riposiamo un attimo. Morti. E ora ci andiamo a prendere una bella pizza e poi qualcos'altro di food porn. Già fame. Fame. Tutti i locali che abbiamo scelto li abbiamo scelti perché ci avete detto voi su Instagram. Quindi non vi lamentare con noi se non scegliamo le cose migliori, non lo so. Siete voi, ognuno ha i suoi gusti, io seguo quello che mi dite voi nella maggioranza. Comunque non mi aspettavo di passare per dei quartieri così
molto, molto da paesino. Pensavo Catania fosse un pochino più grande, un pochino più, non dico metropoli, ma quasi. Molto piccola, le viette interne sono molto suggestive. Lei ovviamente prenderà una pizza col pistacchio, perché sta ancora girando il suo video. Vi lascio il link del suo video in descrizione. Abbiamo preso degli arancinetti al pistacchio. Non ci piace più niente il pistacchio a noi. Con le posate, perché siamo in un ristorante. Non so fare. Non sai usare. Non so usarle. Minchia, è proprio un pesto di pistacchio dentro. Come al solito, devo soffiare, non soffio perché brucia. In realtà il pistacchio non è tanto forte. Si sente, ma di sottofondo. Sa proprio di arancino, ma con un sottofondo di pistacchio. Me lo aspettavo più invasivo, è molto poco invasivo. Forse è un punto a sfavore, perché se chiedo un arancinetto al pistacchio voglio che sappia di pistacchio. È buono, potrebbe essere più buono. A Valerie è arrivata questa fantastica pizza. Questa è un po' porno, ragazzi. È una pizza con pesto di pistacchi, mozzarella fior di latte, stracciatella, pomodori datterino e granella di pistacchi. Mego. Mi è arrivato qualcosa di leggermente pornografico. Calzone ripieno di mozzarella con granella di pistacchio. Due salse che non so cosa sono, e quella è crema di pistacchio. Chi è? Catania. Abbiamo un problema col pistacchio. Ok. Sì, mozzarella. Minchia. Qualcosa con zafferano. Sa esattamente di quello che ti aspetti. Un calzone pieno di mozzarella che sa di pistacchio. Top. Secondo voi questo riuscire a replicarlo a casa? Si può replicare a casa questo? Vorrei riprovarlo a fare a casa perché è troppo buono. Ora vi mostrerò un vero e proprio morso alla Giovanni Fois. Come vedete, in questo ristorante fanno una pizza col cornicione altissimo, molto pronunciato. È molto leggera, fatta con l'impasto della pizza napoletana. Dovrebbe essere tipico di qui fare la pizza a canotto. E io pago. E io pago. Quel tavolo lì. Io odio. Dopo 35 minuti di camminata, una tappa obbligatoria. Choco Fusion. Questo è il posto più food porn che mi avete consigliato. Cioè consigliato, non uno o due persone, tipo in centinaia. Vediamo cosa ci propone il menu. Ok, qui c'è di tutto. Torte. Torte, pancakes, crepe, banana split. Come particolarità hanno il waffle, che può essere fatto sia in versione pistacchiosissimo che in versione Catania food porn. Poi hanno dei cuori caldi al pistacchio, best seller 2018. Devi prendere il cuore caldo al pistacchio. Per non farci mancare nulla, anche milkshake col pistacchio. Quello cookie è il best seller 2018. Sacco di pistacchio qua. Però Coca Zero, che sto a dieta, Penso sia una delle cose più porno che abbia mai visto. Non che la sua scherzi, insomma. Solo pistacchio. Non ho idea di come cominciare a mangiarlo. Buonissimo. Ok, lo dico. È una cosa che è la fine del mondo, ma ha un problema. Io da solo questa cosa non riuscirò mai a finirmela adesso. Non mi andrà mai nella vita tutto questo coso. Potrei morire prima, mio Dio. È pesante, cavolo. Questa è la parte più buona. Forse il coraggio. Comunque quella me la devo prendere e portare a casa. Però forse a portarla a casa si potrebbe squagliare. Ho un picco glicemico allucinante. Penso mi addormenterò lentamente in questo esatto momento. Buonanotte, ci vediamo domani. La granita. Buongiorno. Ah, la granita. Come siamo arrivati qui? Siamo arrivati a prendere la granita al pistacchio per Valerie. Ho preso la granita al limone io, perché alla mattina mi piace il limone, lo so, voglio essere fresco. Siamo in quello che è considerata la miglior granita catanese, quindi siamo tipo da Comis Ice Caffè. Madonna quanto è bella sta brioche. Stai prendendo il fuoco? Sì. Ho un problema, devo esprimerlo. Bravissima. Poi c'è un problema. Questa va morsa, questa non va morsa. Se mordi fanno male i denti. Come faccio in bocca a mordere e ciucciare lo stesso? Cioè, detta così vai brutta, però sto capendo.
molto molto buona. Come ho già detto, l'arancina è proprio un altro sapore da quella che trovi a Roma, ad esempio, cioè ve lo assicuro. Ne prenderò 7. Mi faresti assaggiare quello al pistacchio, per favore? In realtà l'ho già assaggiata ed è buonissima. Era una scusa per avere un altro peffo. La fine del mondo. Mortacci due del pistacchio. Anzi, no, no, scusa. Qui devo dire menchia. No. È difficile farvi capire quello che provo mangiando ogni volta, ma stavolta sono rimasto davvero davvero sorpreso da questa granita. Completamente diversa da ogni sapore di granita che io ho provato a Roma o in altri posti. E per l'Iris non potevamo che andare alla pasticceria di Dio. Inutile dirlo che me l'avete consigliata sempre voi su Instagram. Ecco cos'è l'Iris. È una specie di brioche scavata all'interno con dentro la crema, panata, fritta e poi ricoperta di granella di pistacchio. Questa è l'Iris al pistacchio. Vorrei avere un coltello. Ma non abbiamo un coltello. Momento food porn. È bollente? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Non ho idea di dove iniziare a mordere. Assaggiamo. Quando si tratta di crema al pistacchio qua non sbagliano mai. È un bel mattone, ma è buonissimo. Oh, stamattina ci sta andando bene su tutto. Tutto buono stamattina. €2 quell'iris gigante al pistacchio piena di crema di pistacchio. Come fa la gente a non mangiarlo tutti i giorni? Ecco perché qui siete tutti un po' in carne, eh? Fontana. Vi faccio vedere una cosa che non doveva sapere nessuno. Valerie sa ruttare, io no, vai. Mi raccomando. Che sexy. Comunque il pavimento è della temperatura giusta e adatta per cuocere delle uova. Quindi se passate per Catania, buttate le uova per terra e vi si cuociono, tranquilli. Siamo al ristorante. Devo uscire di cosa mangiare. Non ne ho idea. Mi viene da prendere solo roba con pistacchio. Prenderò dei ravioli al gambero rosso con crema di pistacchio e granella. Ravioli al gambero rosso con crema di pistacchio e granella. Questo ristorante come si chiama? Due pistacchi. È tipo uno dei migliori su TripAdvisor qua della zona. E non lo sapevo. Buonissimo. C'è il gambero dentro. Non vedo l'ora di finire per fare la scarpetta con il pane. C'è il gambero. Mamma mia. Buonissimo, non come il conto che ci sarà alla fine. Ho detto abbia scelto un ristorante di lusso e io mi sia presentato in calotte e pantaloncini, non è molto bello. Ci fa, bevete vino? E io ho fatto, no, non beviamo vino. Come non bevete vino? Questo invece è Parco Bellini, ma che bei colori. Anzi, che colori bellini. Questa piazzettina qui nel parco è molto carina. Ho voglia di un cannolo al pistacchio o alla cioccolata, dipende quale ci sta. Cannolo al cioccolato. In vita mia penso di non aver mai mangiato un cannolo da 3,5 kg, ma c'è il piombo dentro. Pesa, posso farci i bicipiti, guarda. Devo dire che questo è enorme in confronto a quello dell'altro giorno. Chi urla? C'è qualcuno che urla, ho paura. Mi rubano il cannolo, scappiamo. Morso ovviamente alla Giovanni Fois. Morso alla Fois ovviamente. Allora, è molto buono, ma dentro c'è del rum. Perché c'è del rum? Penso sia rum. È bellissima. Però la cioccolata è molto molto fresca. Molto diverso quello che abbiamo preso di là. Molto diverso. Abbiamo appena scoperto, controllando ovviamente su internet, che nella ricetta originale del cannolo si usa il marsala, che è una tipologia di rum. Quindi viene messo del marsala dentro. Ecco perché sa un po' di rum, ma io amo i babà, quindi casca a pennello. Morso di Valerie contro morso di Giovanni. Ho appena detto che il marsala era una tipologia di rum. In realtà è un vino dolce. Ma è colpa sua. Mi sono fidato della persona sbagliata. Andiamo a dormire di nuovo. Andiamo a dormire. Mentre tornavamo a casa, siamo passati per un bar a comprare l'acqua. Però ci ha fermato un ragazzo che ci ha riconosciuto da fuori. Ha detto, mi offro qualcosa, E ci ha offerto queste due cose. Un arancino al pistacchio. E quella che ha chiamato cipollina. Che sa un sacco di cipolla, dovrebbe essere un pasto di frolla pieno di cipolla. Però prima devo dire una cosa importante. C'è una cosa a cui tengo particolarmente. Voi mi seguite su YouTube, siete sempre attivi qua su YouTube. A questo video ovviamente lasciate 50.000 like, ovviamente. Ma se volete vedere quello che è la persona oltre il cibo, quello che è Giovanni Fois oltre a quello che mangia,
vedere anche come si alleno, cose del genere. Se volete vedermi fuori dai video, mi potreste vedere tutti i giorni su Instagram. È una cosa molto importante. Sembra banale dirlo, ma seguirmi su Instagram è anche un modo per voi di farvi vedere come apprezzate quello che sono io, oltre il Magnà, quindi Giovanni Foyce in generale. Giovanni Foyce, vediamo se riusciamo a crescere i follower un po' anche lì. Prima di tutto dobbiamo assaggiare l'arancino al pistacchio. Come è fatto questo arancino al pistacchio? Perché ancora non l'abbiamo provato, vero? E la madonna, non mi aspettavo questa pistacchiosità dentro. Ah, no, vabbè, cazzo, sei Dio. È unto per caso? Minchia, molto meglio dell'altro giorno, sai? Quello classico è buono, molto buono. Questo c'ha qualcosa in più. Il pistacchio. Devo dire che la cipollina io non la conoscevo per niente. Non avevo idea di cosa fosse fino a che non me l'avete detto voi su Instagram. Sarò una scoperta. Non ho idea di che sapore io mi debba aspettare. Sarà però tanto di cipolla? Sarà invasiva? Non lo so. Dentro c'è prosciutto cotto, mozzarella, un po' di pomodoro e una quintalata di cipolla. È buono, ma forse era meglio caldo. Probabilmente era meglio caldo. Però è molto molto buono. Alla sua porca figura. Sapete cosa ci manca? Una cena con la carne di cavallo. Andiamo al mangiare la carne di cavallo. È venuto a trovarci un amichetto. Dov'è che vieni tu? Io? Sì. Da Modica. È venuto perché dobbiamo mangiare carne. Carne di cavallo. La mangeremo lì. Artù, mi spiegate perché la fiorentina di cavallo a 500-600 grammi costa 15 euro? Hanno sbagliato i prezzi. A me la carne di cavallo mi hanno consigliato di prendere. Prenderemo delle polpette di cavallo e la carne. Io forse la fiorentina di cavallo me la prendo. Fiorentina di cavallo mi ispira troppo. E c'è arrivata un po' di carne. Zac è arrivato un hamburger di carne di cavallo pieno di cose. Cavallo. Abbiamo delle polpette di carne di cavallo che sono alcune col pistacchio, alcune con la Philadelphia, alcune classiche. A me e a Valerie è arrivato un filetto niente male di cavallo. Ho già detto cavallo. Ho già detto che c'è tutto cavallo su questo tavolo. Cosa assaggiamo per primo? Assaggio. Buon appetito a tutti. Secondo te cosa sono? Salsa wasabi. Non penso salsa wasabi. Aglio. La cifra di aglio. Peperoni. Chiama di peperoni. Penso che questa carne sia ancora viva per quanto è al sangue. È gommosa, ma molto buona, molto saporita. Quasi troppo gommosa. Questa sembra già senza nervi, vediamo. Ok, la parte senza nervetto è molto più buona. Molto morbida, molto saporita. Ti distingue che ha un sapore un po' diverso. Mi piace. La carne di cavallo è approvata. Questa parte mi ha dato delle difficoltà. Questa era molto più buona. Ah, why you? Devo rubare l'hamburger a Zac. Prego, prego. Lei faccia come se non la fosse. Ha detto che questa hamburger è la fine del mondo. E dall'aspetto, direi anche io. Porca puttana, lasciamelo un pezzo. Minchia, ne prendo due. Buonissimo. È spaziale. Ho trovato il mio nuovo hamburger preferito. Devo tornare a Catania. Devo assaggiare questa polpetta. È arrivata una cucinata e devo assolutamente mangiare la polpetta di cavallo. E quella polpetta di cavallo. Questa col Philadelphia è la fine del mondo. Vero. Ma che c'è dentro? Philadelphia pistacchio. Minchia. Questa è normale? No. È buonissima. È buonissima. Bufa, ma è buonissima. Questa è cos'è? Cipolla caramellata e provola affumicata. Questa cena basica è buonissima. Molto più forte. Molto buona, ma era palesemente migliore quella solo di cavallo. Questa cena non è approvata di più. La carne di cavallo è stra approvata. Soprattutto qua, perché a Roma non è così buona. Devo dire che la carne di cavallo è stato il tocco che mancava a Catania. Mi ha fatto salire Catania di tantissimi punti. Scusi. Sì. Gelatino? Gelatino? Qui a Catania siete fissati con queste torte comunque. E poi siete fissati col pistacchio, Gelato, cosa ho visto lì? Pistacchio, ok. 8 veli al pistacchio. Ho preso come gusti il pistacchio normale, pistacchio e nocciola. E questo qua dovrebbe essere cioccolato bianco e Nutella. E loro più o meno tutti gli stessi gusti. Lei è sempre pistacchio, anche se ha finito la challenge. Pistacchio è molto buono. Da tutti il pistacchio è il più particolare. Invece nocciola e pistacchio non mi fa impazzire. Invece è anche molto buono quello Nutella e cioccolato bianco. Particolari,
pistacchio 7 è proprio pistacchio classico, molto buono. Quante volte ho detto pistacchio in questo video? E contare le volte che ho detto pistacchio in questo video. Ma potevamo andare a dormire senza tornare da Choco Fusion? Comunque anche qui i gelati non scherzano, eh. Penso che questo sia il video in cui ho mangiato di più in assoluto. Infatti si vede, comincia a venirmi la pancia. Mi sembra esagerata quest'ora. Quante volte ho detto pistacchio in questo video? Gelato al pistacchio, torta, penso brownie al pistacchio, crema di pistacchio, panna, di pistacchio e il waffle sotto. Manca qualcosa? Ah, c'è anche della Nutella dietro. Si nascondeva. Ma nessuno dei miei amici. Quanti paesi del mondo è illegale? Mi sembra che in Italia l'hanno reso illegale. Ciao, sarà una bella botta alla mia pancia. Non vorrei essere il mio bagno dopo. O non vorrei essere Valerì che deve stare lì vicino quando io farò la video. Non mangio mai più io. Io vi consiglio di guardare il video fino alla fine. Riguardando le foto di quello che abbiamo mangiato, non riesco a dirvi qual è stata la cosa più buona che ho mangiato. Quindi scrivetemela voi nei commenti, perché sicuramente qualcuno di voi ha già assaggiato tutto quanto e sa qual è la cosa più buona. Forse dovessi essere di parte la granita. Poi, su Instagram l'ho tipo acclamata come la miglior cosa mai mangiata in vita mia. Poi è una delle cose più buone che abbiamo mangiato, effettivamente. Detto questo, Catania Food Porn mi ha devastato. Sono tipo super pieno di cibo. Ho girato Roma Food Porn, Lecce Food Porn e Catania Food Porn di fila. Sono morto. Quindi io vi dico una cosa. In questo momento esatto, mentre sto girando questa clip, non sono a Catania, ma sono... non si capisce mezzo da qua. Siamo a Palermo, perché sono andato a trovare Murri per fare un video... Posso spoilerarlo? Questo video uscirà dopo. Faremo una challenge di soli cannoli siciliani. Dovrebbe essere già uscito il video sul suo canale, quindi andate indietro a ritroso a vedere sul suo canale il video e anche il mio mentre ci prepariamo alla challenge. Quindi a 50.000 like tornerò a Palermo a fare il Palermo Food Porn. Non lo giro oggi perché non ho tempo di girarlo, cioè ci vuole un po' per girare, non c'ho tempo. 50.000 like, Palermo Food Porn. Ragazzi, questo video finisce qui, anche se non c'entro niente io, ma questo video finisce qui. Per il prossimo video però, Palermo Food Porn, arriviamo a 50.000 mi piace. 50.000. Fine, ciao. Ciao. Ci vediamo al prossimo video.